Ciao a tutti, spero di finirmi la quinta missione. Adesso vediamo cosa succede qua dentro. Guardate cosa mi fa la Rockstar, eh? Tre volte, no? Adesso io non so se che... facciamo continuo, dai, vediamo fin dove arrivano questi signori. Perché gli ho scritto fottiti, infatti è vero, fottiti, perché c'è un sacco di bug e qua la gente paga, si compra le tue carte o si fa il mazzo come me facendo ore e ore e tu non puoi fare quello che tu vuoi qua dentro, perché siamo persone oneste, nessuno è un hacker, stiamo a vedere che sta facendo, vediamo. Cioè non vogliono farmi giocare, guarda cosa fanno. Tutte bugie gli altri giocatori che ti cacciano, eh. Attenzione che è un loro trucco. Ok, adesso sembra tutto a posto. Non ho più giubbotti. Non me ne frega un cavo di andare di qua, mi interessa... Sei stato cacciato. Mena. Sono vicino ormai. Ai 45 milioni. Spengo un attimo il microfono. Some more ammunition rewards points. Ok, fino a qui ci siamo. Adesso mi è venuta un'idea, dato che ho visto com'è la missione. La quinta, bisogna distruggere delle autocisterne. Quindi vado dentro qui al magazzino qui della sala giochi. Deposito questo mezzo e prendo la moto. Così la faccio prima, la facciamo finita più veloce. Devo uscire fuori a telefonare però, perché non si trova qui, ma si trova dentro al terror bike, di come cazzo lo chiamano loro. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Bring it to you. Dovrebbe essere questo l'Oppressor MK2, perché l'altro ce l'ho è la moto normale Oppressor. Dove me l'ha messa? Ma porca di quella.
Ok, con questa posso andare anche dentro al casinò, perché no, alle armi questa, vabbè, non fa niente. A questo punto vado sul tetto, prendo l'ascensore e vado giù. Io lo posso fare adesso, c'ho l'attico, quindi così me la trovo dopo pronta per la missione. Andiamo giù. Ok. Si apre, una volta si apre, una volta si chiude. Ah, forse perché sono... devo cambiare abbigliamento, perché non mi fa entrare così in maschera. Ok. Allora. Qui non apre. Forse questa, vediamo. Sì. Ok, l'ho azzeccata. Allora, andiamo nel casinò. Poi metterò un po' di pausa eventualmente, se ci mette molto tempo a cercare i player. La vincita di oggi, ho vinto 25.000 fish, poi ne avevo un po', le ho vendute tutte, cioè le ho cambiate in dollari e mi sono incassato tutto. Cioè ho incassato tutti, preferisco avere i soldi che giocarmeli qua dentro. Quanto sono? 44.936, sono vicinissimo ai 45 milioni. Poi dopo questo parte il colpo e quindi poi lo ripreparo con calma il prossimo. Adesso mi sto solo dedicando a questa Becker, che mi sembra un po' una stupidata. No, vabbè, non proprio. Voglio proprio vedere cosa succede. Lasciamo normale. Della sessione attuale sembra che non c'è nessuno. È aperta, sì. Ok, lasciamola così, spengo un attimo il mic, metto pausa. Ok amici, vedo che non entra nessuno, quindi ne approfitto, dato che sono solo, mi vado a rubare la macchina, perché qua il tempo è denaro, e io non sono scemo. Quindi... è già nelle vicinanze, va bene, va bene. Rubo un'auto, non c'ho voglia di andare su prenderlo, sono solo, me l'ho messo da solo perché vedono che vado avanti e quindi che non mollo, è per far soldi, eh. Quando vuole fa subito a mettere in moto e a collegare i fili, quando vogliono. Ma sì, mettimi la taglia, tanto non me ne frega niente. Bello, ho una taglia, quindi sono con la morte quando andrò. Sono contento. Iniziamo invece a rubare le cose. Ti aggiusto io adesso. Ti porto via tutti i soldi di oggi. Con tutte le tue perdite di tempo che mi hai fatto fare.
E adesso ti spacco anche tutti i bot. Adesso sì, ti faccio vedere. Ti faccio vedere adesso. Adesso me la paghi. Dove sto andando, scusate. La fretta mi ha fatto sbagliare. Tu mi metti la taglia e io sto qui da solo, così non la prende nessuno mi viene a attaccare. Vediamo come va a finire sta giornata, vediamo chi vince tra me e te. Ok, the vehicle's been let to a photographer for the day. Get past security, get the car and bring it in. Basta anche te, scassa palle. Volevo mettere un po' di musica, ma però se esco fuori da qui poi mi butta nella sessione dove ci sono i player. C'è ancora uno, sarà nella macchina. C'è ancora uno. Sa dove cacchio è? Dietro la macchina. Adesso ti spacco tutti, ti distruggo tutti i bot. La macchina prende 100.000 puliti. Ti distruggo tutto. Faccio vedere io. Sì, ci vediamo al ritorno, non ti preoccupare. Adesso fai quello che vuoi. Al ritorno vi sfascio. Tu e i tuoi elicotteri del cazzo.
Sì, gioca. Tu fai il tuo gioco, io faccio il mio. Al ritorno vedi. Ti faccio vedere al ritorno che ti faccio. Adesso preparo la trappola. Adesso vi preparo la trappola. Vi faccio vedere io adesso, bastardi. Ok. Dai, la moto è là, va bene. Adesso vi sistemo. Minchia, adesso vedrai. Ti faccio imparare a rimettermi a posto le cose e a rimettermi in mezzo ai player. Ti faccio vedere io adesso. It's all or nothing on this one. The work wasn't cheap. Get the car to the buyer. Basta. La moto è qui, no? Ok. Allora, corri. La prima squadra è andata, dai, ma andiamo, vieni giù, dai. Ti distruggo. Dai, vieni. Questa è la terza ondata, aspettiamo la quarta. Eccoli. Eccoli.
Adesso vediamo chi vince. Sei contenta, Rockstar? Hai visto? Mi sono tolto tutti dalle scatole, i tuoi amici. E con questa arrivo a 45. Well done out there. The money's in the bank. E adesso ti rubo le tue macchine. Tanto c'ho già la taglia, quindi... I'm totally freaked. Ma vai fuori dai coglioni. Tra un po' stoppo il video e riprendo dal casinò, vedo se entra qualcuno. Però a questo punto mi conviene, no, e non me lo fa fare. Volevo mettermi in passivo appunto per non far incassare la taglia.
You need a receipt for taxes. Okay. Vediamo un po' in giro se ho attività da fare. Vediamo un attimo qui in discoteca se c'è qualcosa, magari anche poca roba va sempre bene, anche se sono 40.000, di solito da 40.000 al giorno senza che li porto niente dentro. No, ho tutta la sessione per me. Adesso mi diverto. Adesso metto cacciatori di teste. Incasso soldi puliti. Qui devi proprio avvicinarti, se no non ti dai i soldi. Vediamo che c'è questo qua. Ventimila, no, lasciamo perdere. 20.000 è basso, via, esco. Dai, alzati. Andiamo giù. Ok, stoppo il video da qui. Anzi, prima voglio vedere la macchina se c'è. E riprendo dal casinò. Sì, la macchina c'è, vediamo se mi fa andare in passivo, vedi? Quando è in taglia. Oh, povera Italia, veramente. Povera America, veramente. Sono un branco di coglioni. E loro vedono che io non mi stanco. Io mi riposo massimo un giorno e sto inattivo, poi divento attivo. Quando mi fermo è perché ho delle cose mie da fare personali, quindi... Ok, stoppo il video qui e riprendo dal casinò. Ok, il video riprendo qui. Ah, non me lo dà. Non me lo dà. Non mi fa entrare col veicolo rubato. Ok. Praticamente mi hanno messo la taglia perché ha visto che gli massacro tutto. Adesso gli faccio io la punizione. Appena entro in giocatori esco e vado a rubare una macchina. Così gliela faccio pagare. Questa storia qui della taglia dei bug. Praticamente non so qua, devo vedere da quando ho ripreso, ho recuperato tutti i 13 milioni, mi sono comprato il Menacer blindato, ho comprato l'attico, adesso ti aggiusto io, ti faccio vedere adesso come si fa, me ne frego della quinta missione, è facile, sono solo degli autobotti. Adesso vedi, adesso ti sistemo. Stiamo così. Adesso ti faccio vedere che entro in giocatori, Stoppo un attimo, Anzi, ho ripreso invece.
Ho ripreso, sto vedendo che entrano. Guarda, guarda, quando c'ho la taglia come entrano subito. Guarda, stai qua. Ma no, me la gioco, dai, me ne frego della taglia. Ma mi posso, mi ammazzi, me la togli e si prende i 9.000 e finisce tutto. Dai, dai, giochiamo, giochiamo. Vuoi vedere che sopravvivo la taglia? Fermo. Ok. La taglia comunque la vedono quando finisce il gioco, ma io so come svignarmela. See, I used to be caught up in material things. Sick rides, luxury real estate, Vediamo di finire cosmetic questa followers. quinta missione del Don't forget to like cavolo. and subscribe, but I let all that go. Bisogna distruggere solo Autobotti This e is a basta. spiritual war, Yeah, let's people! cap things off with A some medication. spiritual This is war! stretching for your head. It's not about looking good without your shirt on. But you definitely will. It's about complete package. Ooh. The whole experience. Ah, The big Brucey's truth, baby! Yeah! Now let's do another round! Well, this might be a spiritual Yeah! war, but I can't know anything about it, so I'm just going to leave you all to it. Have fun, I guess. Good luck. I'm going to inspect the kitchens. Oh, and for the record, I was not at this meeting. That's probably for the best. Take it easy. Yeah! Brucey Kibbutz! I don't believe we've been introduced, but yes, I am going to change your life. Get you in shape. These days, it's a mental as well as a physical quest. I'm so strong mentally, I could break that disc in half just with my mind. I could, but I won't. That would be dangerous. Mr. Chang's uncle wants to thank you for your assistance. He has contacted us. We are going to war with the Duggins. Avery Duggan runs a multinational corporation. Their principal interest in San Andreas is oil and gas. Currently, they have four tanker trucks in the city. You destroy them, then call us. Move to the big target, okay? Adesso mi cambio divisa, metto quella da combattimento. Quando sono fuori prendo la moto. Così faccio prima, a fine sta missione, e li bombardo tutti. Ok, ci siamo. Dal meccanico, pezzo di merda. Pezzi di merda. Ma che cazzo ogni volta. I wish I could help you. Non c'è. Pezzi di merda, schifosi. Andiamo, dai. Andiamo, dai. Agli altri gli ha dato il veicolo, a me no. Vabbè, ho l'auto blindata fino a un certo punto, però mi viene molto lunga a cercarli. Thank you.
Poi anche se dovessi mettere il tragitto me lo cancella. Me ne sta facendo di tutti i colori questi qui. Madonna, veramente, sono... Metti giù che non me ne frega un cazzo della tua telefonata. Ok. Metti giù, non rompere i coglioni. Hanno due vite, eh? Vado proprio a vedere. Comunque non è ancora finita, eh. Dopo questo ce ne sono ancora tante Autobotti. Voglio proprio vedere. Non mi dà il meccanico. Non mi dà il veicolo che voglio io. Per bloccarmi. Quanti siamo? In due, bene. Quando gli altri mollano è meglio. Eccola qui, io la vedo la cisterna, ma non ci arrivo col missile da qui. Ok, adesso ti voglio vedere. Adesso vediamo. Vediamo il meccanico se va. That ain't possible. Che pezzi di merda. Guarda. Pezzi di merda. Agli altri gli ha dato tutto il veicolo, a me perché guadagno un sacco di soldi al giorno, mi chiude le porte e più di questo non puoi fare. Più di questo tu non puoi fare, perché sono onesto, quindi non sono un hacker e quindi me la rido io qui. Adesso vedi quante sono le cisterne. Adesso la prendo io qua sotto al balcone. L'ho chiamato balcone. Fammi vedere. Che una è rimasta. Eccola là. Presa.
Uno è qua sotto, so che uno è qui. Ma leviti dai coglioni, cazzo. Non fa niente, non ci sono le vite. Fa niente, un'altra ho presa. Tutte le abbiamo prese. Cazzo, mi devo... Ma Dio Cristo! Non ho il mezzo, Dio caro! Non ho il mezzo! Pezzi di bastardi! Bastardi, bastardi veramente! 8. È uscito anche quest'altro, stavo dicendo, è uscito anche quest'altro, stoppiamo perché non mi dà i mezzi, ok. Amici, riprendo il video, la missione è andata, avete visto, per le vite, per i mezzi che non mi danno, è andata male. Adesso faccio, adesso c'è la moto volante che mi serviva. Ah, aspetta, prima che esco incasso questi soldi qui. Vediamo di finire sta quinta missione benedetta e poi la sesta dovrebbe essere quella definitiva. Qui la Rockstar fa quello che vuole, non è bello. Sì, il gioco mi piace, ma però le loro cose che fanno, no. Sì, vedi, c'ho la taglia, è la piazza. Piazza che mi fa piacere, vieni. Vieni, vieni che ti spacco tutti. Vieni che ti spacco. Ah sì, adesso ti spacco i giocatori. Voglio proprio vedere che mi butti fuori. Sì? Ho la taglia. Adesso c'ho la taglia. Dai, vediamo. Anche se mi ammazzano, perdo la taglia e divento normale. Non sono più un obiettivo. Vieni, vieni. Andiamo a casino, va. Allora, fammi, ho un'idea. C'ho un garage io qui vicino? Sì, ce n'è uno qua. Ah, c'ho la ditta, è vero. Vediamo se questo mezzo entra. Non entra, portiamo in garage. No, invece del garage io potrei... Sono già qui, lo metto dentro... Perché
col manager dovrebbe darmela. Devo anche rifornirmi di missili. Ok, il menacer è qui. Ok, questo me lo deve dare per forza. $5 milioni, li ho recuperati tutti, e c'ho il menacer ed attico anche, mi sono comprato la sala giochi, ce l'ho fatta. Andiamo a nasconderlo perché i player me lo fanno saltare bene, anche se ci smenano i missili. Devo cambiare abbigliamento, se no non mi fanno entrare. Con la maschera non ti fanno entrare a casino. Andiamo a farci questa quinta missione. Che rompimento di scatole. Se non me la finisco, le mollo e mi vado a fare il colpo. Avvio il colpo con un nuovo video. Questo qua è per farvi vedere che cosa mi combinano questi qua a me verso i miei riguardi. Luis 85, cos'è? Livello 50, è uno che viene a cercare guai e basta. Questi qui sono quelli che rompono le scatole. The Diamond Casino and Resort is your discreet hideaway in the center of Los Santos. Vediamo se posso cambiare divisa qui. Così sono già pronto. Aspetta. Vediamo se me la dà. Davanti al rapinatore. Davanti non al rapinatore. Io da rapinatore davanti alla sicurezza. Adesso la metto difficile, sì. Così mi diverto. Spengo il mic e metto pausa. Ciao a tutti amici, una donna è entrata. Livello 671, 42 secondi all'inizio del match qua. Fa saltare queste cisterne. Difficile, abbandonato, bene, benissimo. A questo punto andiamo là, la metto facile. Facile, dai. I soldi tanto lo stesso si prendono. Invito anche i giocatori dello stesso livello. Di che livello? Questo. E già è tutto automatico fa. Ok, metto ancora pausa, fino a quando entrano tutti, poi avvio il video. Ok amici, riprendo qui perché vedo che nessuno entra.
Io quindi mollo, vediamo se il mio mezzo è ancora fuori. Sì, guardate, vestito da rapina, sono riuscito a entrare dentro, perché di solito da fuori non lo fa, dentro mi sono cambiato. Ho una taglia da 9.000 sulla testa, me l'ha messa la Rockstar, eh? Non me l'ha piazzata un player in gioco, la Rock. Adesso vado a rubare una macchina e perché io ho questa tecnica, quando vedo che non si fa nulla, i minuti passano e io devo andare a incassare. Quanto c'ho? 45 milioni. Questo è il trasporto valori, sembra, sì. Spegniamo le luci. Però potrei anche avviare... No, va bene. Rubo quest'auto, fermo il video e ne faccio uno nuovo. Perché ormai qui siamo già un'ora, anche troppo. Devo andare qui nella sala comando. Hey, hey. How do you? Quanti sono arrivati? 143 milioni. Details should be with you on this car. It's parked at that location. This is straightforward enough. Let's get this one back in good shape. Devo girare qui la prima a sinistra.
È piena. Aspetta, stai qui. Fammi da scudo. Cioè, sempre pidocchiosi mi mandano. Ma sti pidocchiosi. Guarda. Tutto telecomandato qua dentro. Quello ha cambiato direzione per fermarmi. Ma vaffanculo. Macchina del cazzo. Sembra che hanno il sapone sotto. Non hanno tenuta di strada, niente. Fanno schifo. Le macchine che rubi fanno pietà. Mettiamoci il giubbotto. Ok. Sì, il tempo è denaro qua. Okay, after what we put into this one, we don't want it to go wrong.
Okay, I can deal with it. There, you'll have a minute. Ecco l'elicottero che spunta. Ecco l'elicottero della Rockstar per venirmi a scassare le balle. È fatto tutto apposta. È tutto combinato, eh. Eccoli qua. I Rockstar del cazzo. Ok, il video adesso lo stoppo qui fra poco. Ok, we did it. That one's going on the balance sheet. Cosa ne pensate di questa qui che scassa le balle? Perché venendo il telefono, ricevendo la telefonata, no? Non posso prendere le armi, metti che c'è uno qui, no, non mi posso difendere. Ecco. Cioè io odio questa storia qui di sta stronzata del telefono. Ok ragazzi, il video finisce qui. Incasso solo i $73 che ci sono. 45.081.000 sono, eh. E passo con un nuovo video, tanto sempre la taglia, ci vuole un po' prima che sfugge, che va via, mi sembra che mi dava anche i soldi. Ok, il video lo chiudo qui, al prossimo video vediamo, parto proprio dal casinò con la quinta missione, vediamo. Ciao a tutti.